Catania e da dove viene? Da Catania. Oh. Allora, Raimondo ha 63 anni, è in pensione, nella vita ha fatto un sacco di cose, aveva un allevamento di struzzi anche. E anche un videonoleggio. Sì. Ho fatto un po' di tutto, comunque dovremmo stare qua una serata a raccontare la mia storia. Diciamo, parliamo dell'ultima parte, esatto. Quella dove io sono il presidente e il direttore artistico di un gruppo folk. Bene. Dove, diciamo, attraverso i canti e le danze contadine portiamo avanti i colori e i sapori della Sicilia. Che sono belli, sia i colori che i sapori meravigliosi della Sicilia. Allora, tu sei sposato con Pina? Con Pina Margherita. E hai un figlio che si chiama Luca. Perfettamente. E sei questo presidente, detto, di questo direttore artistico di questa associazione da circa 20 anni comunque, sì, no? E tra l'altro sono anche un costruttore di strumenti, chiamiamo lo strumento, diciamo, principe della musica siciliana, è il friscaletto, friscaletto, anzi mi sono permesso di portartene uno in regalo. E io ti ringrazio anche perché mi hai regalato anche un altro strumento meraviglioso, mi è arrivato. Perfetto, quello lo costruisce un amico mio, Mauro Sciuto. Allora, te lo saluto e lo ringrazio. Perfetto. E questo l'hai fatto tu? Questo l'ho fatto io, questo è gratis, non me lo paghi. Beh, meno male. Che regalo è? Scusa, scusa, che regalo è? No, beh, dovrò imparare a suonarlo. Grazie. Puoi chiudere. Questo è mio. Questo è mio. Allora, ti accompagna la moglie, Pina. Ciao, Pina, ben arrivata. Ciao, Carlo. E questo è un uomo, Infatti. Avrà la casa piena di strumenti, immagino. Una volta li avevo appesi tutti alla parete con i chiodi, tutti i friscaletti fatti da lui, quindi pensa. Ma lo suona durante il giorno, da lì tutto. Anche durante la notte, anche perché, come vedi, è una persona dalle mille sfaccettature. Comunque, è una persona sicuramente imprevedibile. Se da un lato è un pregio, perché in effetti dopo 41 anni che stiamo insieme ancora non ho trovato il tempo per annoiarmi, quindi questo è un pregio. Però, un difetto, perché a volte, non sapendo mai quello che pensa, chissà cosa accadrà. Adesso andiamo con la prima domanda del vero falso. Chi si inginocchia per pregare appoggia a terra anche i calcagni, vero o falso? Falso, il calcagno è dietro la tibia e quindi rivolto verso l'alto. Vanessa, bella. Nessuno stato al mondo ha meno di 100.000 abitanti, vero o falso? Falso. San Marino, per esempio, ha poco meno di 32.000 abitanti. Vanessa, nella lotta libera è permesso fare lo sgambetto all'avversario, vero o falso? Sì, vero. È vero. Al contrario, per esempio, di quello che prevede invece il regolamento della lotta greco-romana, dove invece non è possibile. Vanessa, il cardinale Camillo Ruini è il vescovo a capo della diocesi di Roma, vero o falso? Falso. È il vicario generale merito di sua santità per la diocesi di Roma. Il vescovo a capo della diocesi romana è lo stesso Papa Benedetto XVI. Andiamo da Vanessa. Nilla Pizzi vince un concorso per voci nuove bandito da Leiar. 1967. No, errore per Raimondo. Vanessa,